Quanto ne sanno i giovani dell'Europa e quanto ne vogliono sapere? È una delle domande alle quali ha provato a rispondere oggi l'ex presidente della Commissione europea e del Consiglio dei Ministri, Romano Prodi, intervenuto alla Paladin Martin di Montesilvano nell'ambito del corso di formazione promosso dal Movimento Studenti di Azione Cattolica. 1700 ragazzi provenienti da tutta Italia. E qui non siamo più abituati a domandare e a rispondere. Ognuno ha la sua tesi e la butta fuori. Il talk show non è domanda, è lite. E i ragazzi invece domandano perché capiscono che c'è un mondo in cambiamento e ne vogliono sentire l'interpretazione di qualcuno che anche per l'anzianità l'ha vissuta. E sono tutte domande sulla vita. Noi, il nostro futuro, come sarà nel lavoro, nella scuola, nella politica, cioè dovremmo essere insieme agli altri paesi europei, è meglio che stiamo da soli, sono le domande fondamentali. Ecco. La vita è assurda. Il risveglio è cominciato quando si vissero le difficoltà che la Gran Bretagna nell'uscire, no? Questi lasciano l'Europa così, pensando, e poi il paese viene danneggiato, viene sconvolto, entra in difficoltà. L'altro problema è un presidente americano che non vede più l'Europa come un amico, ma come un concorrente. E allora questo insegna la necessità di mettersi assieme, di stare assieme. Questo produce un risveglio. Naturalmente, qual è l'aspetto negativo? Che negli ultimi anni l'Europa non è stata governata bene. È una grande necessità, è il nostro futuro, è l'unico nostro futuro, ma deve cambiare, perché negli ultimi anni i paesi più forti hanno dettato la legge sugli altri, tutte le strutture di solidarietà e di condivisione sono andate avanti, ma lentamente. Allora i giovani sono impazienti, vogliono un cambiamento positivo. Al mondo ci sono 22 cinesi per ogni italiano. Beh, insomma, cerchiamo di ragionare un po' con la testa. O ci mettiamo insieme noi europei, oppure questo nuovo dinamismo dell'Asia ci travolge.